Treb è offerto da Casta, impianti per ristorazione professionale. Via Fratelli Lumiere 11 Forlì, casta.com. Il pane all'acqua, senza sale e senza grassi aggiunti, è un marchio registrato dei Fratelli Bassini. Chiedilo nei migliori negozi e supermercati della tua città. Mobili MB, Santa Marina Predappio Forlì, produzione artigianale su misura. Aperto anche la domenica pomeriggio. Centrale del Latte Cesena, latte, formaggi, gelati di Romagna. La bontà che lascia traccia. FAM Batterie, via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati. FAMBatterie.it. Fiordalisi, sovrapposizione vasche da bagno e piatti doccia. Trasformazione da vasca in doccia. Telefono 051 51 90 36. Ascendi umano, ascendi alfa di peri, uspisa stelle sol, venerdì 7 febbraio, puntata sempre 991, perché noi andiamo a settimane. San Teodoro, San Teodoro. Ci sono dei detti: Fabrer le court, mo le pes d'un turc. Cattiv. Per Sant'Agata, qui è il 5, Sant'Agata. La terra l'arfieda. Respira. La neve di febbraio, slavè, alla campagna la fa bene. Ben bene. Per Santa Polonia, uspiantalai e la sgalogna. E allora, mentre siamo qui in apertura, non saluto più il colonnello perché ormai mi ha rotto, saluto gli sposi. Oh, cominciamo dal di là. Daniele, che l'aveva salutato ieri sera perché le rivettere con questa troia, fa impazzire il troia adesso. Oh, Daniele Romagnuolo, grande, vicino a lui una donna che è tutta pelle e ossa. No, venite, non solo pelle, c'è anche il resto, voilà, che mamma. Marcello, coppe e trofei invece che coppe e prosciutti. Ravaioli, Emporio Scarpa, come sempre via Caprera. Poi abbiamo lui, Gilberto, dottor Zambelli, antichi sapori di Romagna. Abbiamo la cantina di Forlì e Predappio dal 1908, tutto giardino, i fiordalisi e il tetto con Luca in cima a Lugo. Grazie ai nostri sponsor, grazie al pubblico che ha dormito qui, non ho sentito una mosca volare. Ma erano stanche per siete quello. Bravi, eh? Siete bravi, non, cioè, voi non avete l'entusiasmo giovanile che di notte si esprime, bim bim bom, bim bim bom. Calma assoluta. È un pezzo che è tramontato il sole. Salutiamo di dietro a me. La polenta l'ha abolito stanotte, burda. Qui a Livana, le Mariette di Casa Artusi, capitanate da Verdiana Gordini. Bravo. Polenta con la successa, ricetta numero 232. Bravo. Corso. E poi gruppo folcloristico Canterini Romagnoli della città di Russi, con la nostra presidente in seconda fila, la Giovanna, e la nostra direttrice Alessandra di Forlì. Salutiamo anche il gruppo degli amici della musica meccanica italiana, AMMI, con il presidente Franco Severi, e con lui salutiamo anche gli amici che gli hanno dato una mano a portare queste meraviglie qua da noi: Peppino Paglierani, Ioli Lenino, possiamo Nino, facciamo tutti Ioli e Oliviero. Detto questo, io direi di andare subito da Aldo Sciboni, che ci ha portato, e li saluto ancora, quattro maestri di ballo. Non ci facciamo mica compatire noi, quattro maestri della scuola Studio Danza Mega Show, che insegnano sia a Budrio di Longiano che a Selbagnone di Forlimpopoli. Tutto, tutti fanno anche i buchi buchi, fanno anche il caraibico, poi fanno roba oltre al folk romagnolo. Tant'è vero che il nostro Sciboni ha scritto anche un fox jive.
clarinetto in si bemolle, sempre il coronale quando dico si bemolle, vedi? Clarinetto in si bemolle, titolo del brano, una roba che ti sei espresso in inglese, se vuoi, è sempre una bestemmia, ma vuol dire i ragazzi, Aldo Siboni, musica. Isabella Pasini e Elisa Emanuel, i nostri bravissimi maestri di ballo. E adesso, colonnello, è giorno nuovo, vita nuova, però so che lei è rimasto colpito dall'argomento che abbiamo trattato ieri. Perché è... Allora, vogliamo sapere, lei ce lo dica apertamente, lei è incontinente? No, adesso le spiego perché no, c'è stato uno che è andato dal dottore, dal pediatra, qui ha fatto, era sardo, e fa: dottore, mio figlio si fa la pipì addosso. Incontinente. No, anche a Cagliari gli capita. Allora, voglio sapere, lei come me, visto la sua veneranda età. Venerando, lei ha ancora le valvole che tengono stretto? Tengono. Però mi dicono che quando ha fatto una dieta contro i grassi, lei aveva dei momenti di panico.
Allora, sì. È vero che lei è stato un matrimonio, smaniva da panzetta e della successa, e lei prende quella roba contro i grassi che fa una pareggio. Ad un certo punto i gabinetti erano tutti pieni così. Aiuto, aiuto, un gabinetto. Oh, il cameriere che capisce l'urgenza. Sì. Mi fa, soproschieli in fondo ai corridori a sinistra. Lui non capisce niente, soproschieli, si infila a destra. Era un camarò con un tondo là in mezzo, no, lebro tranquillo, uschievo, oh, una libreria, mentre va giù tranquillo e vede che morir là in mezzo alla sera con tutti i parenti e fa, sa c'ha quel clacaghente ventilatore. Perché allora poi mi hanno detto che lei invece ha avuto un periodo di prostata infiammata. Tant'è vero che è uscito una volta dall'osteria, c'era uno alto, ma grande, quasi 2 metri, più della nostra amica là, dietro una siepe che pisceva, questi 2 metri, e aveva il sistema nervoso che sbatteva oggi. Che piscevi, sbattevi su, ci si accosti con un euro, 1,40 m, e mezzo pisce una galò, e guarda prerie, e scarica gli occhi. E grande, e sni, e grande mi fa, dica su, ma cosa mi prende in giro? Ma voilà, sono gli spruzzi. Gesù, pubblicità. Vai, direttore. Ecco così. Treb è offerto da La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.P.A., sede di Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini, Fano. Moschini, Pierotti e Pratesi S.R.L., piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. Albonetti Alfio e Andrea, casa del Toserba, Derrano di Faenza. AlbonettiSNC.com. Autospurgo Forlivese, via Tomba 81 / A Forlì. autospurgoforlivese.com. Regalare il sale dolce di Cervia fa bene alla natura. Acquistando i prodotti della Salina, aiuti il suo ecosistema. Bene, siamo nell'angolo delle tradizioni. Qui abbiamo Franco Severi, un mito, una scoperta per tutti. Associazione Italiana Musica Meccanica, ma soprattutto Villa Silvia, che io vi invito a Carducci, sabato e domenica. Tutti i sabati e tutte le domeniche pomeriggio. Tutte le domeniche pomeriggio si può visitare questo museo che è Musicaglia. Che si chiama? Allora, Musicaglia. Tutto in casa suonava. Tutto in casa. Noi abbiamo una poltrona, Franco, correggimi se sbaglio, del 1880, che prima abbiamo parlato di strani suoni che potevano venire dal corpo umano. Le donne, per nascondere, Cesira, mi fai un piacere. Ti puoi mettere il microfono vicino nella zona che sappiamo io e te e ti metti a sedere un attimo su quella sedia lì del 1880. Pieni perché, pieni, e microfono dri, zu. Ah, la pascerina che suona. E anche suona bene. E suona bene. Ancora. Questa era una sedia che suonava, Franco. Per sorprendere gli ospiti. Per sorprendere gli ospiti, che magari stasera sotto di volta si fermava la musica. Bello. Però quel quadro, io vorrei inquadrare quel magnifico quadro che sembra che gli abbiano messo, stai lì, ti evitano, ci mettiamo, se giri, non lo giriamo perché un fermo piossi, no. Quello era per caricare l'orologio, quando arrivava l'ora suonava la musica ed era la sorpresa. Sono le 10 perché è il che suona il quadro. Esatto. Mentre, allora, tu hai portato delle cose bellissime, c'è una roba che non si può voltare, non è che fa la neve come facevano a Venezia, sì, questa è una roba del 1840-50 circa. Questo lo possiamo mettere in moto? Certo, si tirava questa cordina per caricarlo, poi si tira questa levetta. Mettiamo il microfono vicino. E vedete, c'è il mulino d'acqua, il mulino a vento. E la nave che affronta la tempesta.
Che velena. Oggi può far sorridere, ma allora era per gli ospiti una cosa prestigiosa. Prestigiosa che non tutti avevano, ecco. Poi un'altra chicca bella sono gli album fotografici. Che non gli aveva più, non le fotografie, gli era il nostro tempo, sai, ma no? Sì, scusa. The Melos, quant'è questo? Questo qui è molto raro, perché quando si apriva in questa famiglia nobile, addirittura c'è la sua data, 1881. E suona, e queste sono le pagine, guardate com'è arrivato ai giorni nostri, stupendo. Il padrone di casa, la famiglia, guardate com'era bello. Con i bambini da una parte e i genitori dall'altra. Poi, ecco, ci soffermiamo qui un attimo. Questo è il padrone di casa. Uno scozzese, vedete, 1880, ha già il suo kit, la sua sottana. Ma che meraviglia. Che bello. Questo era l'album delle fotografie dei grandi, ma c'era anche l'album delle fotografie dei piccoli, che adesso non stiamo ad aprire. A me incuriosisce che noi ce l'abbiamo morte con gli extracomunitari, ma ieri nessuna volta. Ma quella è una scimmia. Ma beh, una scimmia che... Un solo sveglia Carlo, è muroso della nostra fiola. Eppure Carlo. Allora, vediamolo. Questo è un automa, cosa molto rara. È un automa, chiedo scusa, do le spalle, ma devo accenderlo. Perché si accende col fiammifero? Si accende davvero col fiammifero. E sempre per sorprendere gli ospiti si accendeva la sigaretta e fumava. Si sente la musica? Che bellino. Si sente la musica. Adesso lui comincia con tutti i meccanismi che ha, comincia ad aspirare e vedete butta fuori il fumo dalla bocca. Io qui farei un applauso, farei un applauso, perché queste sono veramente chicche inimmaginabili. Tutte queste cose sono nel museo di Villa Silvia Carducci. Esatto, è proprio così. Questo è un pezzo veramente estremamente raro. È stato trovato a un'asta in Francia, a Parigi. E voi ve ne siete ovviamente accaparrati la proprietà, perché un pezzo così non poteva mancare in questo prestigioso e bellissimo museo. Franco, da quanto tempo è che tu ti occupi di queste cose? Da piccolo? No, non da piccolo invece. Io il primo strumento l'ho trovato nel 1990, quindi neanche tanti anni fa. Ah, ma guarda, sì. Poi una passione che è esplosa. E poi, come si dice, mi sono ammalato. Bene, ovviamente grazie alla Musicaglia Villa Silvia Carducci, e soprattutto questa grande associazione italiana musica meccanica con Franco Severi. E adesso è arrivato il momento, come abbiamo detto, dal 1908, Cantina di Forlì e Predappio. Cantina Forlì Predappio ha l'ambizione di essere un'azienda romagnola radicata nella realtà locale. Diamo una vasta possibilità di scelta e facilità di acquisto in ambienti gradevoli. Offriamo un servizio di qualità e sicura convenienza. Nelle nostre vinerie trovi i migliori prodotti che ci offre la nostra terra. Vino, olio extravergine di oliva, miele, vini sfusi, buoni, convenienti, vini confezionati, DOC, DOC garantiti, spumanti, bianchi, rossi, rosati, secchi, dolci, passiti e non solo. Trovi inoltre un'ampia scelta di grappe, prosecchi e vini di altre regioni, sapientemente selezionati dai nostri enologi. Utile e ricercata oggettistica abbinata ai nostri articoli danno origine a composizioni artistiche per immagine e qualità dei prodotti. Numerose e sempre presenti offerte vantaggiose da non perdere.
Cantina Forlì Predappio, ogni giorno con voi, ogni giorno con noi. Bene, eccoci qua. Signori, questo venerdì 7 febbraio, finalmente Polenta. Dunque, la settimana scorsa, i chapurté, la Polenta con ragù di asino. Le bon? Non lo so, non mai sentito. Vabbè, no, qua le piaciù. Bene. Adesso invece facciamo il ragù a successo. Con la salsiccia, sì. Ed è, diciamo, sbriciolato, non c'è la salsiccia intera. No. La salsiccia, la pasta di salsiccia. Ti posso chiedere quanto deve bollire la polenta per poter essere di una consistenza giusta, né troppo liquida né troppo soda? Beh, dipende, o densa? Dipende da quanto uno la vuole liquida o densa. Dipende dai gusti, Poi dipende da che cosa devi fare. Perché ad esempio nella ricetta che abbiamo l'artusi la farebbe un po' più dura, perché dopo la stende, poi la taglia a mandorle e la passa in forno. Noi stasera non ce la facciamo a fare tutto questo, quindi l'abbiamo fatta un po' lenta. Però di solito con una quarantina di minuti di bollore, deve bollire una quarantina di minuti, la polenta viene, è pronta. Adesso infatti guarda come bolle. Possiamo, è caldo anche il ragù. Prontissimo. Possiamo tutto. Fare il primo piatto, colonnello, per me? Certo. Che penso. Allora, vediamo. Ecco. Me ascolta, me un piso, una mascia ragù e poco la pulenta. Guarda. Perché... bocca dolce. Me, bocca dai, dolce, mi fratello, se sposeo un belluno e due tomate, gli dà la pulenta, 7x7 castic. Pare che bel colore. Tova, il ragù ce n'è. Ascolta, posso dire, chiedere a te che sei la presidente? Sì, Ivani vuoi parmigiano? Ostia, non è bisogno, dico la verità. Sì. Ah, bisogno, stasera, quando finiamo qui, dai non entro più. Ma certo. Ma mi signore. Ma stasera, quando abbiamo finito qui, noi mettiamo la cesira nel borotalco. E via andare. Vediamo se la formaggio, la forma, sì, lei ancora 40 volte. Te lo usi la forma, sì. No, non mi piace la forma. Ma guarda, ma guarda, scherzi qui. Qui è dal curioso scherzi, Amonda. Ci capite meglio stavolta. Allora, diciamo così che la polenta era una cosa strana, tra l'altro in Romagna. Lui però è andato a prendere questo pellegrino Artusi che vi ha riportato al mondo, a Forlì Popoli. Ai dove fenomeno un monumento solo qua. Tu, non una cadlaca, il Costacoi. Gli abbiamo fatto il centro di cultura. Centro di cultura più grande d'Europa, della gastronomia. La polenta non era un era un mangiare povero, sì, ma anche in Romagna aveva attacchito come tradizione. Sì, la polenta la usavano tutti. Uiente, pellegrino Artusi, la polenta fritta con i fagioli in mezzo? No. La polenta fritta con i fagioli nel mezzo la facciamo noi, perché la mia nonna la faceva a casa sua. No, perché me da pellegrino mica tutti gli anni vinieti. No, ecco, per carità, cioè, ha tante ricette, quasi 800 ricette, 790, però insomma ce ne sono tante altre che facevano le nostre nonne in casa, che si possono benissimo fare. Insomma. Bene, allora noi cominciamo a distribuire, intanto io chiedo al mio amico Gilberto Zambelli se fa il crescioni con i fagioli. Ne chi fa giù? Fra le 100 tipi di... C'è anche quello. Hai presente il film di Bud Spencer e Terence Hill? Sì. Quando lui mangia i fagioli. Certo. Ecco, con quello lì facciamo anche i crescioni, quello che è lo stack e hatch. I bombo qui che lei qui fai c'è. La prossima settimana? Ma te li posso fare. Quello è la Nutella. E la Nutella, Per accontentare. La Nutella, Burdella, arriva con la Nutella, ste trasmane. La Nutella per accontentare. Vai Gilberto. Noi siamo a Forlì, in via Campo di Marte 72 e a Santa Maria Nuova di Bertinoro, in via Santa Croce. Al sabato e alla domenica facciamo orario continuato. E una cosa che è molto gradita è alla domenica e al sabato di prenotare, perché adesso molte volte si rimane senza mezzogiorno. Grazie. Bene, allora a questo punto chiudiamo anche noi questa parte di questo venerdì, riprendiamo subito dopo, però vi adesso la pubblicità. Marco Ordeiro. A Treb è offerto da Marcello, Coppe e Trofei, tutto per premiazioni sportive. Via San Vitale, Bagnacavallo. Molino Villa Romiti, le farine a chilometri zero per tutti gli usi in cucina, a Forlì via Firenze 57 nei migliori punti vendita. Le macine a Forlì via l'Italia 111 e Cenoteca via l'Italia 113, il piacere della buona tavola.
Mobile Shop svuota e vende tutto con sconti fino al 66%. Forlì, via Luigi Napoleone Bonaparte 50. Fratelli Giorgi, dal tetto in giù. Fratelli Giorgi esegue smaltimento Eternit e bonifica su ogni tipo di tetto. Sì! Eccoci qua, cosa fai? Sa te? C'è una stasera che gli viene da ridere, cosa è successo? Ma credevo che fosse in inglese. I canterini romagnoli, il gruppo folcloristico, che cantavano in inglese. Pensavo l'orchestra, sta bosta. Ma dai, quello Alessandro, la microfono, cantate anche in inglese? No. Oh, è una biostemma. Allora, ancora adesso no. Andiamo da un autore che è invece di Russi. Esattamente. Casa vostra. Domenico Babini. Babini. Ah, Domenico, esatto. Babini, bravo. Allora, cantiamo Alman. Domenico Babini ci offre un altro esempio di canta romagnola, molto dolce, delicata e dedicata alle mani tenere dei bambini piccoli, contrapposte a quelle irrequiete dei giovani fidanzati. Questa canta rispecchia la sua gentilezza e il suo offrirsi agli altri, che lo portavano a comporre su richiesta per amici o insegnanti, mentre l'amore per la sua arte lo spingeva a seguire molto da vicino i suoi allievi, tra cui anche Angelo Ragazzini, di cui potreste eventualmente richiedere alla Proloco di Russi un CD che è uscito nel 2008 proprio con i brani sia di Angelo Ragazzini che di Domenico Babini. Ora ascolteremo Alman, grazie. Bene, gruppo folcloristico Canterini Romagnoli, Città di Russi, diretti magistralmente da Alessandra Bassetti, signore e signori, Alman. Dopo aver ascoltato i nostri amici canterini di Russi, è la volta di Ravaioli Emporio Scarpa. Mi hai preso di sorpresa, non me l'aspettavo. Et manier la polenta. Ho finito adesso la polenta, guarda, è buonissima. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e ringrazio soprattutto tutti quelli che
che sono venuti a trovarmi. Io non posso dire che siamo internazionali, Fofì, però interregionali forse di sì, perché da me vengono anche da Bologna, quindi vuol dire che questa trasmissione è molto vista. Interregionali, saranno intercittadini, perché intercittadini della stessa regione. Sì, ma Emilia, siamo Romagna, anche l'Emilia. Se dalla Lombardia. Volevo dire anche l'Emilia, ecco. Non solo la Romagna. Quindi vi voglio annunciare che abbiamo i saldi, abbiamo veramente dei prezzi eccezionali, abbiamo un vastissimo assortimento e vi consiglio di venirci a trovare, perché oltre alla moda noi abbiamo le scarpe quotidiane, quelle che vi servono per tutti i giorni, quindi scontate del 50-60%, anche se non avete necessità. Veniteci a trovare perché farete degli ottimi affari. E adesso, se sei interessato a camminare bene e risparmiare, guardi il filmato. Salve, siamo qui all'Emporio Scarpa Ravaioli per annunciare i nostri saldi. Emporio Scarpa è in via Caprile 19 a Forlì. Io, come vi ho detto tante volte, per risparmiare e camminare bene, io adesso lo aggiungo perché abbiamo i saldi e conviene molto venirci a trovare, ora più che mai conviene. Quindi, come vedete, ci sono i cartellini in tutte le scatole che vi dichiarano il prezzo che costava, lo sconto e il prezzo finale. Quindi conviene molto venirci a trovare, e anche perché volevo un consiglio che vi ho dato ancora e ora più che mai sento di darvelo. Guardate le cose che costavano, prendete le scarpe di qualità, scontate, perché è lì che fate gli affari. La roba da poco a poco la trovate sempre, anche quando non ci sono i saldi. Quindi vi invito a venirci a trovare, adesso vi faremo vedere un po' delle cose che abbiamo in negozio. Come avete visto, abbiamo un vastissimo assortimento, occasioni veramente per tutti, uomo, donna, e anche ciabatterie e tante cose. Però oltre alle vetrine, che noi abbiamo esposto anche scarpe in vetrina, vi conviene sempre venire all'interno, perché all'interno troverete le scarpe che fuori non possiamo mettere, in vetrina non riesco a esporle, le scarpe che sono rimaste poche paia, e lì è dove c'è veramente l'occasione ottima. Sono prezzi più bassi, ma le scarpe rimangono buonissime lo stesso, non è che diminuiscono di qualità. Quindi dove c'è rimasto un paio o due fine serie, lì trovate occasioni veramente interessanti. Quindi vi conviene, quando arrivate in via Caprera, tanto le più volte venite apposta perché è una strada chiusa, venite dentro, fate una passeggiata dentro e se trovate vedrete che farete l'affare. Vi aspetto tutti. E poi? Va bene, eccoci qua. Bene, allora, prima Cesira, ti voglio riprendere, perché non puoi avere delle cadute così, te che c'è una romagnola verace. Beh. Lesser almen, come si vuole, amen in inglese. Ma pensavo a cosa? All'orchestra, là. Passenza, all'orchestra, allora, di Aldo Simoni, la fa The Boys. Pensavo a Simoni, la fa The Boys. Allora, l'inglese. Ma per esempio ho fatto un corso di inglese, ma non intendo, cioè, how are you? Te lo spicchi. How are you? Lo dici, no? Perché dici, oh Verdiana, oh, dici, vieni qua, come dici, come on. Visto come dici, e partiva, balà, balà, mi sposto un po' e dico, come on, vada qua. Ecco, sì, punto. Allora, me non ho mai capito inglese, sì. Perché io dal stredi lerghi, io diciamo street, sì. O no? Di pullman, el, ti diciamo bus. Aldoni diciamo woman, sputerà. Allora, questo è Mingon, questo lo vuoi dire, Mingon, che l'aveva avuto un viasla coltivatori diretti in Inghilterra. Sì. E uscire a trovare cade un prit di un pastore anglicano, sì, che aveva fitte la capa all'andop se andavano bene le pesche. Sì. Però venendo a casa, il ventamento con una veste di gabinetto. Ora scrive, egregio pastore, siamo la famiglia che abbiamo affittato la casa per l'anno prossimo, se vanno bene le pesche. Sì. Però non avendo visto i V
Sì, che sarebbe il gabinetto. Sì. Voglia cortesemente illuminarci in proposito. E prito non ha capito un capo. Vucino e credeva che fosse la White Chapel, che in inglese vuol dire la chiesa, la cappella anglicana. Ciao. E io rispondo: gentile signore, ho molto apprezzato la sua richiesta e ho il piacere di informarla che il luogo che le interessa si trova a circa 12 chilometri dalla casa. Il che è molto scomodo, soprattutto perché è abituato ad andarci con frequenza. Sì. Chi ha l'abitudine di trattenersi molto per la funzione, sì, è bene che si porti da mangiare. Così può restare sul luogo tutta la giornata. Ecco, avanti. Il posto si può raggiungere a piedi, in bicicletta o in macchina. Sì. È preferibile andarci per tempo, per non rimanere fuori e disturbare gli altri. Nel locale c'è posto per 300 persone a sedere, sì, e per 1000 in piedi. Oh, signor. I bambini siedono vicino agli adulti e tutti cantano in coro. All'entrata viene consegnato un foglio e chi arriva in ritardo può servirsi del foglio del vicino. I fogli devono essere utilizzati anche per le volte successive per almeno un mese. Vi sono amplificatori per il suono, ah, bello, affinché si possano sentire i rumori anche dall'esterno. Ecco. Tutto quanto si raccoglie viene donato ai poveri. Oh, Dio mio. Vi sono fotografi specializzati che prendono fotografie dalle posizioni più disparate, in modo che tutti possano vedere queste persone in atto tanto umano. E dopo una lettera seming in Inghilterra, Niente più. Ma non perché il Savesh fatica fa 12 chilometri in bicicletta, che dei chilometri non facevo sempre, passato che stick, sì, ma solo al pensiero che faceva la fotografia è cool. E con la vedevole Inghilterra, l'Olland e Felferia e Fosgier, ecco, e guardava il cool at Kita. Giusto, bravo. Allora, adesso, la pubblicità. Treb è offerto da Casta, impianti per ristorazione professionale. Via Fratelli Lumiere 11 Forlì, casta.com. Il pane all'acqua senza sale e senza grassi aggiunti è un marchio registrato dei Fratelli Bassini. Chiedilo nei migliori negozi e supermercati della tua città. Mobili MB, Santa Marina Predappio Forlì, produzione artigianale su misura. Aperto anche la domenica pomeriggio. Centrale del Latte Cesena, latte, formaggi, gelati di Romagna. La bontà che lascia traccia. FAM Batterie, via Cardi 1 Meldola e nei negozi specializzati. FAMBatterie.it. Fiordalisi, sovrapposizione vasche da bagno e piatti doccia. Trasformazione da vasca in doccia. Telefono 051 51 90 36. Sì, eccoci qua, bene, 7 febbraio 1991. Signori, adesso se avete le mani libere e la bocca vuota, facciamo un applauso alle Mariette di casa Artusi. Brave. Grande polenta, grandissimo ragù. Bene. Brave, sì, complimenti. Brave. Ricetta 232 dell'Artusi. Da segnare. Sì, bene, sì. E adesso vediamo se è altrettanto all'altezza della situazione con il suo sax Aldo Siboni. Sono pronti due maestri al tuo fianco. Madonna, ma siamo proprio Ogé, eh? titolo del brano Forever Begin, sì, al sax lui Aldo Siboni. Musica. Thank you.
Bravi! Forever! Grazie ad Aldo Simoni e Isabella e Gianluca Pasini, maestri di ballo alla Begin. Bravi, complimenti, grazie. Adesso lasciatemi andare dalle mie mariette. Ci sei, Verdiana? Sono qua. No, ma voglio la Verdiana. Se te magna so che hai lavorato come una negra per due giorni per fare un piatto di pulente. Allora, dimmi. Per chi è quello lì? Ah, un signore che me l'ha chiesto. Un signore, lei è un sgrassio che suoi un bacio, un signore che... Vabbè, allora, vediamo un po'. La Cesira, la Eonda Fequet, qui alla Pulenta, lì la si impaccia. Oh. Allora, presidente delle Mariette, quante siete prima di tutto a fare le Mariette? A fare le Mariette? Iscritte. Iscritte siamo 120-130. Però... Però a fare le Mariette siamo una trentina, a lavorare sodo. Che lavorate sodo, andate in giro dove vi chiamate... Nelle giurie a fare delle sperimentazioni? Ci chiamano, sì, ci chiamano a fare la giuria nei concorsi di sfoglia. Come sono andate le ultime cose che... Nei concorsi di Piadina, ti ricordi? Marietta, sì, li avete fatti, mi ricordo, a San Pietrino. Ah, certo. La Marietta, quella che avete fatto in teatro, è andata bene? Benissimo, guarda, è stato, mi dispiace che non è venuto, si è perso uno spettacolo bellissimo. Cioè la Marietta veramente è come me l'ha rappresentata, come ce la immaginiamo. E a Bologna ne avranno parlato di Forlimpopoli? Certo, 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 e allora, certo. Adesso abbiamo Casa Artusi, sì? Corso pratico, Cesira, sta attenta. Eh? Mille e una pasta, sì. Mille e una pasta. Perché i corsisti vengono a imparare a fare la sfoglia quando ci sono le Mariette che insegnano. Ad esempio lunedì inizia un corso di 3 sere... per imparare a fare la sfoglia. Però dopo questa sfoglia... È un triduo, è come andare a Sant'Antonio. Esatto. Mm. Deve essere anche condita, no? Con i sughi e così. Quindi abbiamo Cristian Pratelli, che sabato 15 febbraio... Sarà amico un uomo che insegna a fare la sfoglia? No, non a fare la sfoglia. A fare i sughi da condire la pasta. Allora, mezze maniche, colonnello, sembra che sia estate, ma è ancora inverno. Lei non lo prenda come un consiglio. No. Mezze maniche con cozze, zafferano e verdure. E questa è roba buona. È buona, sì. Con le cozze. Ma oh, se non ti piacciono le cozze c'è poco da fare, però. No, lui non piace il pesce. Ah, ecco. Paccheri ripieni al salmone. A sputrà il metter frampulcun e mer... Ma perché il mare, il pesce c'è. Paccheri ripieni al salmone. Mi hanno dato i dati, i pianzi oggi, vedi, al vegme. Strozzapreti. Che bello, a pasta Don Canace, pure. Usciamo Don Canace, no? Sì, sì, gamberi. Gamberi, peperone e salsiccia. Non è questo un armiscio che me ne arriva a capire. Forse i gamberi spariscono. Passatelli con cardi e guanciale, che sarebbe questo che è quel la guanciale. Guancina. La pancettina. Sì. Su pomodoro. Oh, quei c'è. Mm. Lasagnetta. Crespa. Alla coda di rospo. Crespa perché le fa con le crespelle, sai? No, perché delle volte sembrano i ciuffetti di quella roba. Cos'è? Pomodoro e crema di cannellini. Tutto questo sabato 15 febbraio. A Casa Artusi. Dall'ovo della mattina è bot. È bot. E poi la magnitotta, questa roba. Sì. Prenotazioni e informazioni. Casa Artusi, il numero di Casa Artusi. 74 31 38. Ormai lo sanno anche in America questo qui. Certo. 0 5 4 10. No, www. Tre volte. Casartusi.it. Allora, fam che mi manno capì il 15 è questo. Sì. Questo l'ho capito. Mentre lunedì, martedì, mercoledì, no, la sfoglia. Facciamo 3 lunedì. Tre lunedì. Il 10... Il 17 e il 24 sono 3 serate in cui noi Mariette facciamo le docenti, insegnate a fare la sfoglia. Quindi la prima sera i corsisti tirano 3-4 sfoglie e fanno tutti i tagli. La seconda sera continuano a tirare delle sfoglie perché devono allenarsi e fanno, però facciamo le paste colorate, quindi la pasta verde, la pasta rossa, la pasta con le rape. Quella Carvel, sì. E poi invece l'ultima sera facciamo le paste ripiene. Facciamo i cappelletti, facciamo i ravioli, facciamo anche la sfoglia lorda. Ah, la sfoglia lorda. Pio Mariette di Casa Artusi, colonnello, si mette in posizione, non faccia quella faccia che sembra che sia addormentato. Deve fare le previsioni, sì, tocca sì. Lei. Andiamo. Grazie alla nostra Verdiana, Gordini e le sue Mariette. Allora. Signore e signori. No, il saluto.
Salve, signori! Vabbè, salve! Le previsioni per domani sono ancora più belle di quelle di ieri! No, no, allora, questa è una sega. Non è un motore. No, la sega. La conosce lei come funziona la sega? Sì, quella che tira poi... Così o così? Va così. Come va davanti? Come sarà il tempo? Molto bello. Molto, molto bello. Cosa che non possiamo dire di lei. Oddio, le donne dicono che sono belle. Ma dove? Ma negli dove? Occhi. Se lei le trova tutte mezze cieche. No, non sono cieche le mie, nessuno porta degli occhiali. Dai, vado avanti. È bello, più di ieri. I mari sono tranquilli, i venti partono piano, piano, piano. Sempre. Andate a fare le vostre passeggiate. E sono sempre venti, lo diciamo. Sì, sì. Sono sempre. Oh, finalmente. E dove arriva? Da dove partono sti venti che non l'ha più detto da un mese? Verghereto. Verghereto, che è il comune più alto della Romagna. Della Romagna, che parte da Verghereto piano piano piano. Poi quando siamo a Ravenna, che prende su tutte le nuvole, li porta giù a Ferrara. È vero che a Venezia, che ha fatto 1,5 metri di acqua alta, hanno perso Brunetta disperso. In Etruvio Pioggia. In Etruvio Pioggia. Un sanghè in mezzo all'acqua. Vabbè. Brunetto, un metro e mezzo si è peso, lei colonnello quant'è? 1,42? No, 1,66. Gli faccio vedere i documenti, lei coi, mi dice 1,40. Coi tacchi alti 4. No, vabbè, no, no. Deve dire dei saluti? Sì, voglio salutare il signor Mario di Gambettola, il grande fotografo, e tutti gli amici, e tutto il pubblico, e facciamo un grande applauso! Alla Clementina e Antonio, alla Clementina, che è Antonio, tornata, che quello. Sta bene, grazie, gli amici di Granarolo. Tutti gli amici, il coro. Allora adesso gli è la pubblicità, pubblicità. A Treb è offerto da La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.P.A., sede di Forlì, via Dragoni 114, filiali Rimini, Fano. Moschini, Pierotti e Pratesi S.R.L., piazza Falcone e Borsellino 1, Forlì. Albonetti Alfio Andrea, casa del Toserba, Derrano di Faenza. AlbonettiSNC.com. Autospurgo Forlivese, via Tomba 81/A Forlì. Autospurgoforlivese.com. Regalare il sale dolce di Cervia fa bene alla natura. Acquistando i prodotti della Salina, aiuti il suo ecosistema. Bene, eccoci qua, ritorniamo nell'ultimo, l'ultimo appuntamento con il nostro gruppo folcloristico Canterini Romagnoli, Città di Russi, e la nostra direttrice Alessandra ci introduce nell'ultimo brano, che è sempre di Domenico Babini, via! Chi era Domenico Babini? Nato a Russi nel 1891 e morto nel 1971, non si dice più, quasi più nulla di lui. Però ha lasciato qualcosa di importante al suo paese. Ha lasciato, era chiamato dagli amici Minghetto, per molti Esigi, a causa di un errore medico che gli bruciò l'occhio sinistro all'età di 6 anni. E mostrò però fin da bambino l'inclinazione per la musica popolare, che diventò poi negli anni più che una passione, un vero e proprio lavoro. Tant'è che compose ben 42 cante, sia parole che musica, tutte per coro di voci miste. Egli fu nel 1934 il fondatore della Camerata dei Canterini Romagnoli, che diventerà poi la corale che ascolterete questa sera, che diresse per oltre 20 anni, la Canta Dros, che è il paese Russi, la canta di Russi, e lo cantano proprio loro, i Canterini Romagnoli, Città di Russi. Musica. Sempre in Alicrea e sin fo del mondo.
Bene, grazie alla canta di Russi del nostro grande Domenico Babini. E adesso è arrivato il momento, Daniele. Daniele, ma basta, ho capito che lei è buona da puletto con la successo. Ciao, ha un sugo che è alla fine del mondo. Un sugo che è alla fine. 422, non so se sia il 23, il 24. 232. 232, ma il sugo la è buono. Complimenti, il sugo complimenti, è buono. Complimenti. Daniele, tocca a te. Complimenti, sì, complimenti. Voglio dire, io purtroppo stasera sono arrivato in ritardo, ma perché in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo e non mi voglio... Io non mi voglio rivolgere ai nostri clienti che ormai lo sanno che tipo di vendita abbiamo e che tipo di risparmio c'è. Però io dico, ragazzi, mi raccomando, i momenti sono difficili, però approfittatene, girate, venite a controllare, venite a vedere, le occasioni ci sono sempre. Noi in questo momento, ad esempio, abbiamo un abbattimento di prezzo sulle fiorentine da 3-4 euro al chilo. Abbiamo un abbattimento eccezionale su del pollame, sulla carne di maiale. Insomma, se avete voglia di comprare, è il momento di acquistare. Veniteci a trovare, siamo sempre aperti. Inoltre quest'anno, nel 2014, abbiamo la grossa novità che facciamo un ulteriore sconto. Chi viene il giorno del suo compleanno, abbiamo uno sconto del 10% su qualsiasi spesa che fa. Quindi mi raccomando, il 10%. Approfittatene, siamo sempre aperti, guardate lo spot e divertitevi. Agnelli freschi, 12-15 kg interi, potete averli anche a metà, tutti a fettine. Real Tour nel suo castello fa cucinare cosciotti d'agnello. Busto e cosce di pollo, petto di pollo tacchino, conigli, faraone, freschi tutti i giorni. Il tuo euro è un francobollo? Risparmia sulla carne di pollo. Grande novità, vino sfuso, bianco o rosso? Vuoi del Sangiovese? Pronto! Alle 5 del pomeriggio il vero inglese non beve tè, ma solo Sangiovese. Salve, sono Daniele, vi aspetto nel nuovo negozio di Cesena, zona Rigoni. Grandi novità, ciabatte e portacarte. Se coi fiori ti è andata male, prova coi ciccioli del maiale! Bravo Daniele e Romagnol, e adesso appuntamenti, lo ripetiamo in apertura, il 19 febbraio, mercoledì al Piteco Club di Godo di Russi, una serata a ricordo del grande personaggio romagnolo Vincenzo Nonni, primo Memorial, organizzato dal Club Secondo Casadei e gli amici della storia di Romagna. Suonerà l'orchestra La Storia di Romagna e ingresso a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto all'operazione Matto Grosso per Paolo Nonni, missionario in Perù. E adesso vi dico che il 9 Santa Polonia il 9 domenica sera, musica, poesia di Edda Forlivesi e sgabanazza alle scuole medie di Alfonsine via Murri. Invece domani sera all'8 al Circolo Democratico di Forlì, se volete, c'è una serata raccolta fondi, sempre offerta libera, per le nuove povertà organizzata da Assiprov, che è l'associazione provinciale che raccoglie tutte le organizzazioni di solidarietà e di volontariato, e si esibiranno, oltre al trio Iftode, che uno è vice sindaco di Galeata,
oltre al Forlì, gli assessori di Forlì e alcuni sindaci della Vallata, fra cui c'è anche il sindaco di Forlimpopoli, lo dico per le mariette, vi invitiamo tutti, perché la conduzione sarà fatta da mio fratello Sgabanazza e Cassio Babini, la grande voce, il Frank Sinatra di Romagna. Se volete prenotare 335 78 59 410. Il 22-2 Marcello a Bagnacavallo, Chicchi, Chiribilli al caffè. Poi dopo vi parlerò quest'altra volta. Intanto adesso andiamo, colonnello, col francese. Lei il francese lo fischia, mi hanno detto. Un po'. Mentre l'inglese lo sbrocca, il francese lo fischia. Allora, io voglio dirvi che tre si incontrano in piazza Rusci. Lei è la piazza Rusci. Oh, lei è una gabella. E poi fa, secondo te, cos'è il savoir-faire? Putain, savoir-faire che quando arrivi a casa, falò. Sì. Vedi che c'è un ombrello e un cappello che non sono i tuoi, tu sei tata veglia. No, e fai sgonna. Savoir-faire che quando arrivi a casa, vedi che c'è un ombrello e un cappello che non sono i tuoi, tutto il porti e gli averti. La camera da letto è chiusa, tu sei tata veglia. No, e fai tens, ignorette tu. Savoir-faire che quando arrivi a casa, vedi che c'è un ombrello e un cappello che non sono i tuoi, tutto il porti e gli averti. La camera da letto è sciata, tarvesh. Trovi tua moglie con un altro, ti siedi nella poltrona in tua mano e comincia a leggere il Time. Da pagina 1 a pagina 10. E ancora l'Eclese Time. Da pagina 11 a pagina 20. E ancora lei? Tese Time, da pagina 21 a pagina 30. Sono ancora lì che ci danno? Quello è savoir-faire. Per capire, Maioli? Buono. 30 pagine in inglese. Savoir-faire. Però voglio dirvi anche questo, perché questo bisogna che la tenga, perché Ira Mingocle aveva avuto un viaggio, oltre a quello del coltivatore diretti, aveva vinto un viaggio a Parigi. E l'era preoccupato perché non sapeva il francese. Allora il suo amico fa, ma il francese te lo scorre in dialetto romagnolo, preciso, solo che parli più adagio, e invece di dire con, te di avec. Sei sicuro? Ma sono a Parigi, una c'è, una no. Lei arriva in ristorante e fa il camarier. Bonsoir, monsieur, voulez-vous? L'avete capito? Mi avevo dal teodelli avec ragù. Oui, monsieur. Teodelli con ragù. Dopo un po' l'arriva per il sgondo e pur de gsie, monsieur, avevo de parchot avec i fagioli. Oui, monsieur, parchot e fagioli. Una mania di frit mania, fuma la sigaretta e passa il camarier. Camarier! Me a Chomingo at Furlè e il camarino e me quinto Dravena si no ave che cazzo t'avrei smagnato stasera. Adesso è la pubblicità, avec la pubblicità. A Treb è offerto da Marcello, coppe e trofei, tutto per premiazioni sportive. Via San Vitale, Bagnacavallo. Molino Villa Romiti, le farine a chilometri zero per tutti gli usi in cucina. A Forlivia Firenze 57 nei migliori punti vendita. Le macine a Forlivia l'Italia 111 e Cenoteca Viale Italia 113. Il piacere della buona tavola. Mobile Shop svuota e vende tutto con sconti fino al 66%. Forlì, via Luigi Napoleone Bonaparte 50. Bene, siamo qua nell'angolo della meraviglia, veramente questa sera, in questo 6 e 7 febbraio, due serate magnifiche, grazie all'Associazione Italiana Musica Meccanica, con il suo presidente Franco Severi e i suoi collaboratori, che li ricordiamo ancora, i nostri amici sono Peppino, Ioli e Oliviero. Bene, allora, Franco, siamo nell'angolo finale.
qui siamo nel 1878, vedo scritto Edison, perché? Perché Edison nel 1878 inventa in maniera del tutto occasionale il sistema per registrare la voce su un cilindro di cera. Non ci si affida più ai chiodi, ai martelletti, che era un suono meccanico, metallico. È così. No? E qui c'è la voce. La voce è registrata. Edison Triumph Phonograph. E allora, questo è del 1878. Come facciamo? Cosa c'è? Un brano particolare? Su un cilindro di cera c'è un pezzo estremamente raro, c'è un pezzo di Caruso. Questo è buco, è buco, è buco. Questo non si ascolta quasi mai. Ma? Perché? Perché ogni volta che si fa suonare si porta via un po'. Porta di via cera. Un po' e finisce. Ma questa è una serata eccezionale. Giriamo un attimo il microfono qui. Ecco. Questa è una serata eccezionale e per cui lo facciamo ascoltare. Consumiamo un po' di Caruso, gli chiediamo scusa soprattutto al museo, no? Al museo Musicaglia di Villa Silvia Carducci a Cesena. È proprio così, sì. Chiediamo scusa anche agli ospiti perché la qualità è quella che è. Siamo nel 1878, tacchiamo e vediamo un po' Caruso. La voce la prima volta. Sì, anche perché non vorremmo costringervi a consumare più di tanto. Noi abbiamo già avuto la qualità eccelsa, perché pensare che 150 anni fa, no, queste cose sono state rese possibili grazie a Edison. Bene, io so che questo l'orgoglio però di Franco, l'orgoglio è qui. Dove ne devo mettere? Orgoglio adesso, perché lui, vedete un po', qui l'operazione è particolarmente ancora artigianale. Si accende un fiammifero e si accende uno stoppino. Spiega il procedimento. Lo stoppino riscalda un serbatoio. Questo è un motore inventato dai fratelli Stirling, due fratelli scozzesi, nel 1815, 50 anni prima dell'invenzione del motore a scoppio. 200 anni fa, quando Verdi nasceva. Guardate un po', piano piano comincia a girare, ci sono due pistoni. Vedete, due pistoni che vengono azionati da questa fiammella. E qui abbiamo un brano eccezionale che vorremmo dedicare a tutta la Romagna, perché qui c'è la voce di un grandissimo romagnolo. Sì, intanto che io cambio la puntina, perché è da cambiare, ci metto pochi istanti. Ho messo qualche goccetta di olio perché, insomma, questo ha gli anni li ha. Eccolo qua, cambio la puntina. Pensate un po', pensate, 200 anni fa questa era l'operazione che si faceva nelle case per far ascoltare la voce del grande Bonci, a cui abbiamo dedicato il magnifico teatro della città di Cesena. Tutte le volte si cambiava la puntina di questo straordinario grammofono, ci tengo a dirlo, di questo modello al mondo ne sono rimasti due. Uno è in un museo in Svizzera e questo è nel nostro museo di Villa Silvia Carducci, nella bella Cesena. Allora, vi chiedo il massimo silenzio perché stiamo per mettere giù la puntina. Bonci, La donna immobile, 1902. Yeah.
bene, ringraziamo veramente, guarda, questi sono momenti indimenticabili. Spegniamo anche la fiamma, perché qui è stato un rito che ha ripercorso i 200 anni di storia. 1902, la Cesira stava per essere concepita, è nato un anno dopo, alla donna immobile col piuma al vento. Grazie al presidente Franco, Franchissimo Severi, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie di cuore, grazie agli amici, grazie di Villa Silvia, grazie. Carducci, grazie. L'appuntamento è lì ogni sabato e domenica pomeriggio. Per chi si vuole sposare o chi vuole vedere il museo, anche su prenotazione si può telefonare, per le scuole, per gruppi, siamo sempre a disposizione. Cercate il numero di telefono, è lo 0547 32 3425. 32 3425, prefisso di Cesena, 0547. Grazie mille. È stata un'emozione unica. Bene, grazie. Voglio salutare ovviamente tutti coloro che hanno fatto bella questa nostra trasmissione, che l'hanno resa anche particolarmente gradevole, le amiche Mariette di casa Artusi, polenta con il ragù di salsiccia. Ringrazio i miei amici sponsor, tutti quanti, passati, presenti, futuri, quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Che sono a casa. Saluto il pubblico, come sempre grandissimo pubblico, e gli amici del gruppo folcloristico Canterini Romagnoli, città di Russi. Bravi, grazie. Bravi. Avanti così, mentre do la buonanotte anche al colonnello, che buonanotte. Sarà qui con noi giovedì prossimo. Io saluto la mia moglie Cesire, perché adesso vado qua dove c'è Aldo Siboni con i suoi maestri di ballo. E però la raccomandazione è, come sempre, siamo verso le 11, sì, tra un po' il borotalco aspetta, sì. Noi, noi ci mettiamo un po' di tempo, perché ormai il tempo ci è regalato, quindi non abbiamo fretta, ce ne mettiamo una. Buonanotte, ce ne mettiamo due, caro, di ore, però sì, ne facciamo una sola, sì. Buonanotte, l'unica tutti, soddisfazione, buonanotte. È l'ultima notte dell'anno, quando partiamo a mezzanotte meno un quarto, finiamo a mezzanotte e mezzo, ne diciamo che ne abbiamo fatto una nell'anno vecchio e una nell'anno nuovo. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte. E adesso è arrivato il momento di salutare la nostra Osanna Maria Manucci, la proprietaria delle edizioni musicali. Te sei andato sotto garzone, Aldo. Sì, quando alla Francia. Aldo, allora tu suoni si bemolle, clarinetto. In do e in si bemolle. Do e si bemolle. Sax. Sassofono contralto e sassofono tenore. E tenore. E sì. Da quant'è che fai queste meraviglie? Tutta la vita, guarda, tutta la vita che faccio il musicista. Il compositore. Il compositore, ho fatto 15 anni con Baiardi, e poi con 7 anni con la Nuova Romagna Folk. E poi ti sei messo in proprio. Quando sono andato in pensione mi sono messo a fare dei brani anche miei. Benissimo. E fare dei CD. Dovrei fare ancora molti. A che numero siamo di CD? Siamo a 35. Madonna, ne avrei altri 5 da fare. Ma è vero che ti hanno telefonato dal Parlamento Europeo, che ti vorrebbero là, giusto. E Losanna Maria ci vorrebbe andare, e te invece non ne hai voglia. Sì, lei vorrebbe girare, io ho girato abbastanza. Ma sì. Diventa anche tu ambasciatore della musica romagnola. Sarebbe stata una bella avventura avere 20 anni. Dove di le meno. Hai trovate queste meraviglie? Allora, ragazzi? Questi bei ragazzi bravi e... Studio Danza Mega Show. Anche dottori, Dottori tutti. Dottori di ballo. Manuel, Isabella, Elisa, Gianluca e Elisa. Dunque, che sono tre figli di Pasini Sergio, che era un mio amico che da giovane abbiamo lavorato in officina insieme. Sì, benissimo. Allora, chiudiamo in bellezza ricordando che noi andiamo in onda tutti i giovedì sera alle 20:45 e il venerdì sera 20:45, sia il giovedì che il venerdì. In replica la domenica mattina, che la gente non va più alla messa dalle 9 a mezzogiorno, le due puntatone. Fa bene, perché devo guardare la puntatona. 3 ore. Con grande disappunto di Rai e Mediaset, perché in Romagna, quando ci siamo noi, non li guarda nessuno. Siamo anche in streaming, direttore Maiuti. Streaming, on demand, YouTube,
www.videoregione.it e Pubascio. Cercateci, noi ci siamo giorno e notte, e mio fratello mi ha detto di dirvi che su canale 11 c'è anche lui. Tutti i giorni con la Romagna siamo noi e protagonisti del nostro tempo, 13.45, 18 e 23 e 30, canale 11. Noi siamo la vostra compagnia. Chiudiamo in bellezza con una polca. Una polca tipica romagnola. Non è tua questa, o sì? Sì, c'entro anch'io. C'entri anche te. Calamita. Calamita, quella che attira. Lo dedichiamo a tua moglie che vorrebbe stare sempre attaccata giorno e notte. Quello è vero. Calamita, polca, alla nostra Rosanna Maria, clarinetto in do. Aldo, quello più Siboni corto. E i maestri di ballo. Musica.